Dopo un pomeriggio sano passato a girare e montare il video reaction della seconda stagione di Bleach, dopo altre 2 ore di caricamento, YouTube ha deciso di bloccarmelo in tutti i paesi del mondo per copyright. Ovviamente si vedeva soltanto qualche spezzone dei nuovi episodi, con il mio volto a metà schermo, ma niente. La copyright regna sovrana e ci mancava poco che mi incolpavano per pirateria illegale, traffico di bestiame esotico e crimini in Crimea. Vai a spiegare che io pubblico i video non per guadagnarci sopra, ma vabbè, in ogni caso penso sia inutile anche discuterci su questa cosa. Cercherò almeno di pubblicare i miei video reaction senza ovviamente inquadrare l'episodio in sé e speriamo che anche stavolta non mi bannino nulla. Sigla. Ciao ragazzi, eccoci di nuovo qui in questa bellissima e piovosa giornata di giugno per commentare la seconda stagione di Bleach, uscita lo scorso 24 maggio su Amazon Prime Video. Dato che ci fanno uscire una stagione al mese, me la sono presa un po' con comoda per vedermela e devo dire che non vedevo l'ora dell'inizio della saga della Soul Society, che tra l'altro è la mia preferita. Tralasciando tutte le considerazioni fatte per la prima stagione, devo ribadire un'altra volta il talento dei doppiatori di Ichigo, Rukia ed Ishita, appunto Viola, Tamburello e Andreozzi, perché mi hanno convinto ancora di più. Sono stati veramente dei grandi ad adattare questi tre personaggi, a mio parere, nel migliore dei modi. Anche perché si sa, rispetto alla prima stagione, qui iniziano ad arrivare i primi scontri seri, i primi momenti epici, e sono stati tutti quanti all'altezza delle aspettative. Veramente. Top. Per chi non ha visto Bleach, credo che i nuovi fan siano davvero entrati adesso nel vivo dell'epica di Tite Kubo, perché la saga della Soul Society rappresenta il fulcro principale di tutta quanta l'opera. Ricordo ancora quando la vidi io per la prima volta, facevo le 5 di mattina su Mega Video perché non riuscivo a staccarmi più da quello schermo. E penso che anche per noi vecchi fan è stato bello rivederlo con questa qualità su un televisore e soprattutto con la novità del doppiaggio in italiano che quindi ci dava una curiosità aggiuntiva agli episodi che ovviamente già conoscevamo. Ovviamente tralasciando Byakuya, Zaraki e Gin che abbiamo già visto nella prima stagione, abbiamo finalmente scoperto tutto il doppiaggio dei capitani del Gotei 13, ma in generale di tutti i personaggi, dal clan Shiba ai tenenti, e quindi c'è stato molto 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 materiale da analizzare. Chi mi segue sulla pagina Bleach Italia Fanpage sa bene che Aizen è il mio nome da amministratore e Aizen è il mio personaggio preferito, quindi tutta la mia curiosità per il 95% era incentrata su di lui. Faccio un piccolo spoiler per il video. Quasi tutti i personaggi mi sono piaciuti, intendo ovviamente quelli nuovi a livello di doppiaggio. Per quanto riguarda Aizen, stavo perdendo la patina di oggettività che stavo mantenendo salda a me durante tutta la visione dei personaggi. Ovviamente quello che intendo dire è che è ovvio che dobbiamo distaccarci dal doppiaggio originale, dobbiamo vedere questa serie difficilmente, lo so, ma come se non l'avessimo mai vista. E quindi cercando di essere più oggettivi, ripeto, ma con Aizen non ci sono riuscito. Questo perché chiaramente per un personaggio di questo calibro le aspettative erano davvero, davvero alte. Ed è per questo motivo che ho deciso di registrarmi, quando ho visto per la prima volta tutti i doppiaggi, le voci dei capitani e di Aizen soprattutto, e di farvi vedere le mie reaction. Ok, tra poco dovrebbe apparire Aizen. Ma è Ci un bene che siamo. non gliel'abbia detta. Ehi! Da molto che non ci vediamo, Abarai! Signor Aizen! Scusa, potrei parlarti un secondo? Certo, è davvero da un bel po' che non ci facciamo una bella chiacchierata. Già. Direi da quando fosti scelto per la compagnia di Kenpachi. Sono passati anni da allora. Ora sei nella sesta. Attenzione! All'inizio mi si è gelato il sangue. Però il timbro è giusto. Anche perché qui parliamo ancora di Aizen Nerd, Aizen Occhialuto, prima della sua evoluzione, involuzione, chiamatela come volete. Secondo me ci sta, sentiamo. Compagnia, vero? Mi dica, di cosa voleva parlarmi?
Tu e Rucchia Cucicchi eravate amici, giusto? Bastardo, che infame. Non serve nasconderlo. So che eravate molto legati sin da quando abitavate nel Rukogai. Ci sta, ragazzi. Dal tuo punto di vista, lei merita di morire. Infame. Ragazzi, ci sta. Ci sta, sì. Per il semplice fatto che è una voce profonda, con una timbrica giusta, e ovviamente non facendo paragoni con quello originale, ma non vedo l'ora di ascoltare questa voce quando ci sarà il cambio di personaggio in Aizen. E quindi, boh, all'inizio ecco, titubante, ma mi è bastato un altro minuto di dialogo serio con Renji per rendermi conto che in realtà questa voce è top per Aizen. Sono soddisfatto, cavolo. Dai. Ok, tra poco dovremo vedere la riunione dei capitani. Scopriremo tutte le voci. Ecco qui, Kin. È arrivato. Yamamoto. Capitano della terza compagnia. Kin Ichimaru. Classica voce da anziano negli anime italiani. Mi hanno convocato all'improvviso e siete già tutti qui in pompa magna. I capitani che gestiscono l'intera Soul Society si sono davvero riuniti tutti soltanto per me. Kin non mi scende, ragazzi. Timbro. Anzi, forse no. Il doppiatore è bravissimo. Mi sembra di vedere il capitano della tredicesima compagnia. Il timbro. Per caso gli è accaduto qualche cosa? È impermesso per malattia. Tosen. Davvero, di nuovo? Spero che sia con le rioca di tua iniziativa, vero? Una cosa che mi chiedo è che all'inizio dell'anime, nelle prime due saghe, c'è tipo un'amicizia strana, complicità tra Gin e Zaragi. Cioè, anche se discutono. Vi ricordate che la loro prima apparizione è insieme, che vanno a stuzzicare Byakuya. Addirittura c'è la gag di Gin che rapisce Zaragi con il nastro. Quel loro rapporto alla fine non si vede mai più. Non lo so, forse Dite Kubo si sarà dimenticato, oppure i due personaggi, boh, logisticamente non si incontrano più. Boh, mi sarebbe piaciuto rivederli insieme, purtroppo sappiamo che... Vabbè, non commentiamo questo argomento. E per di più non sei nemmeno riuscito. Diamo subito un taglio a questa pagliacciata. Come noi appartiene al rango di capitano, non può non rendersi conto se i segni vitali di qualcuno sono scomparsi. Voce da pazzo. Ecco che ricominciano. Un'altra stupida lite fra uomini di mezza età. Itsugaya top. Cosa vorresti dire? Itsugaya top, bella voce. Li avrei lasciati andare. Ecco, ti pareva. Le tue solite teste calde. Chioraco. No. Ci sta. Basta! Siete vergognosi! Digliene due. Allora, il discorso è questo. Abbiamo sentito poche voci per pochi momenti, ma Itsugaya mi ha convinto tantissimo. Tra l'altro nel film la voce di Gin era quella di Itsugaya, ma è più figa questa qui. E Kyoraku mi sembra giusto da questa prima scena. E soprattutto, ripeto, non riesco a comprendere il timbro di Gin, purtroppo è il mio unico limite. Aizen mi è piaciuto, ripeto, Aizen mi è piaciuto molto. Yamamoto ha la classica voce da anziano, ripeto, negli anime doppiati in italiano. Per ora soddisfacente, dai, ci sta, non ho avuto grandi dubbi. Forse Mayuri ha una voce un po' più robotica, no? Un po' più da androide, invece per lui è tipo una voce di Freezer, il timbro lì, che tra l'altro nell'anime giapponese è la vera voce di Freezer. Però dai, andremo avanti e scopriremo più cose, sicuramente. Più che altro, ragazzi, ma quanto è bella la saga della Soul Society, cioè ogni scontro, anche i primi, Ikkaku contro Ichigo, Renji contro Ichigo, per non parlare di Zaraki contro Ichigo, sono tutti scontri a Shikai contro Shikai, sangue, vera potenza fisica, molto cruento. Questo mi manca in Bleach, perché sì, sarà cruento molto anche in moltissime scene delle saghe future del manga, ma non so, si è perso un po' quello spirito d'avventura, a mio parere, che troviamo in questa serie, quindi è sempre bello rivederla, soprattutto con questa qualità. Forse il momento più bello della saga della Soul Society dovrà arrivare. Ne parleremo dopo. Però, ecco, nella prima parte credo che la scena che mi sia piaciuta di più anche da rivedere è lo scontro con Zaraki, quando Zaraki, al termine della battaglia, è quasi frustrato dal fatto che non riesca a parlare con la sua spada e sembra che pianga.
un momento di debolezza in un personaggio così forte mostrato da subito, e questa cosa mi piace perché caratterizza sin da subito il grande personaggio di Zeraki, che farà grandi cose, come sappiamo, a breve, e noi non vediamo l'ora di commentarlo insieme. Quindi alla fine, tutto sommato, mi sono piaciute quasi tutte le voci, anzi, perché no, mi sono piaciute tutte le voci, anche perché, appunto, ripeto, forse soltanto Gin mi lascia ancora di stucco dopo 20 episodi in cui lo vedo parlare, mentre per gli altri alla fine mi sono abituato, ho capito le scelte a livello di timbrica e anche di interpretazione di molti doppiatori, che sono azzeccati per quasi tutti i personaggi. Mi sono piaciuti i momenti di combattimento, i momenti più importanti, i momenti di tensione, e questo era quello che mi aspettavo, indipendentemente da tutto. Quindi continuiamo così, ci vediamo per la terza stagione, ormai manca poco. Bankai!